La situazione è sotto controllo al momento, ma è stata dinamica ovviamente. In un primo momento sono arrivati al pronto soccorso di Lavagna, al nostro DEA di primo livello, 5 feriti lievi che sono stati subito trattati, e il più grave dei quali aveva una lustrazione e un gomito, quindi voglio dire una situazione assolutamente sotto controllo. Successivamente sono giunti, e sono notizie di questi minuti, ulteriori 3 persone, quindi un totale di 8 feriti che sono stati accolti nel nostro pronto soccorso. Sono tutti maggiorenni, quindi non ci sono minori, e di questi 6 sono di nazionalità straniera e 2 italiana. Ecco, queste sono le notizie aggiornate a questo momento. Naturalmente i 2 feriti gravi, perché di 2 feriti gravi si tratta, sono stati immediatamente centralizzati presso l'ospedale di San Martino, e questi hanno delle amputazioni, sono in una situazione importante dal punto di vista clinico. A questi deve aggiungersi purtroppo la persona deceduta, come dicevate. Dunque, direttore, ricapitolando, i feriti che sono arrivati presso le vostre strutture ospedaliere del Levante gestite da ASL 4 sono feriti più lievi e al momento nessuno è in pericolo di vita? Assolutamente no, sono tutti stabili, sono tutti con codici di gravità minore e tutti già trattati, perlomeno hanno concluso gli accertamenti e sono in via di conclusione i trattamenti. Quindi è assolutamente una situazione tranquilla quella degli 8 feriti al pronto soccorso di Lavagna. Quello che naturalmente invece registriamo è la tenuta dei servizi, quelli ordinari, quelli normali, diciamo, che i nostri ospedali e le nostre attività di tutti i giorni erogano, in funzione dell'arrivo degli operatori sanitari che in grossa parte provengono da Genova e da Spezia, che quindi sono ancora bloccati in autostrada. Quello che oggi in questo momento invece è molto problematico è l'arrivo degli operatori sanitari, ripeto, dei medici che dovevano andare in sala operatoria questa mattina, piuttosto che nelle radiologie, piuttosto che nei servizi, quelli diciamo dove le persone hanno bisogno di una cura immediata. Noi abbiamo fronteggiato fin da subito, da questa mattina presto, la situazione spostando operatori già sul territorio da un luogo all'altro per garantire la completa copertura dei servizi di emergenza. Quindi non tanto l'arrivare del malato in pronto soccorso, questo è un altro tema come dicevamo, ma il garantire che quando una volta arriva al pronto soccorso o necessitante di un intervento chirurgico o di altre situazioni di emergenza trovi gli operatori che lo possano curare, e questo ora è sotto controllo. Potremmo avere invece qualche ritardo o qualche rinvio nelle attività elettive, nelle attività di prenotate, tipo per esempio degli esami diagnostici ambulatoriali nei centri di radiologia di Chiavari, piuttosto che a Lavagna o a Sestri Levante, perché naturalmente abbiamo dato priorità all'uso degli operatori nelle attività, come dicevo, prioritarie di urgenza e emergenza.